Ehi, hey, bentrovati in Andrelink91 e bentornati su Super Mario 64. Per questa serie ho deciso di non usare il green screen per renderla un pochino più informale. Comunque, la scorsa volta abbiamo completato, si può dire, Bob-omb Battlefield. Mancherebbe l'ultima stella, ma si può prendere in teoria solo con il Wincap, ma la prenderò forse nel prossimo episodio. Oggi c'è la fortezza Womp. Questa è fattibile tutta quanta senza prendere chissà quale altri oggetti. Ok, ci dice come avvicinarci ai nemici che dormono. Qui ci sono tre piante piranha, se non sbaglio, che dormono. Sto dormendo perché ho sonno. Beh, giustamente. Non mi piace essere disturbata, per favore. Ho disturbato poi le piante piranha. Bah! Oh, qui c'è il primo livello. È molto interessante dal mio punto di vista perché mi permetterà di vedere una cosa che non ho mai provato a fare se non sul Super Mario 64, appunto, versione PAL, che sarebbe la versione che abbiamo noi europei. Non è cascare, vi prometto che non è cascare e non cascherò più. Eccolo qua. Allora, vediamo un po' se con questi funziona. A posto, funziona. Funziona. Signori miei, siamo a cavallo. Siamo a cavallo con il primo boss. Buongiorni. Non ti vedo la faccia. Ah, mi fa così arrabbiare. Noi costruiamo le vostre case, i vostri castelli. Vi pavimentiamo le strade e voi ci camminate sopra. Ha ragione. E dite mai grazie? No. Beh. Allora non ti pulirai le tue scarpe su di me. Penso proprio che ti schiaccerò per divertimento. Ti crea un problema? Allora prova a colpirmi. Sì, però in teoria lui con Pound intendeva questo. E ho saltato un po' troppo prima, ho saltato. Cioè, mi stavo proprio. Bene, sì, a quanto pare è. È bucato al centro. Oh, mi ha preso. Va bene, ci riprovo allora. Toh, così è più semplice. E tre. No, schiacciato ancora. Ma sono solo una pietra su cui camminare dopo tutto. Non sono roccia. Grovel. Non l'ho capita. Il fatto è che sono scemo e ho letto male. Lui ha detto non ghiaierò. In realtà Grovel vuol dire strisciare, quindi lui intendeva non striscerò. Però, siccome l'assonanza tra Grovel e Gravel è simile, si crea questo gioco di parole che io non ho capito perché ho letto male. Sì, lo so, sono un idiota. Ecco, hai vinto, prendi questa con te. E mi dà una Power Star. O Super Stella. Io la chiamavo semplicemente Stella da bambino perché era quello che era una stella. Here we go! Oh. Con 8 stelle potrei fare subito il livello di Bowser, ma no. In cima alla fortezza, perfetto, questa anche la farò in fila. Oh, oppla! Non so se è più veloce così oppure semplicemente andare per la via che si prende in teoria sempre. Ah, no, no, aspetta, devo provare una cosa. Ah, no, è troppo. Ok, ho capito. Eccoci qui, siamo in cima alla torre. Ok, perfetto. Questo livello è molto semplice in realtà. Ecco, abbiamo già fatto. Quella gabbia lì vi farò vedere come intendo prenderla. È una strategia che usano gli speedrunner. Io non l'ho mai provata. Non tutti gli speedrunner ovviamente ci provano e se poi la run, se gli va male, rifanno la run e fanno un'altra tecnica. Però io ci voglio provare. Allora, lancio nel blu è quello che penso io. Si dovrebbe usare il cannone, ma non necessariamente. Però intanto lo apro, toh. Sì, preparerò il cannone per te. Potrei usarlo, ma basterebbe anche un salto a parete qui. Io da piccolo ci ho perso le ore cercando di prenderla con il cannone. Eccola qua. Fatto. Bastava un salto a parete. Sì. Ecco, infatti è quella lancio nel blu. Nel selvaggio blu. E questa è quella di rompere. Ah no.
Monete rosse sull'isola che fluttua. Rosse. Perfetto, cominciamo quindi con le monete rosse. Da questa. Poi dovrei andare sopra, a dire il vero. No, qui però è un po' troppo strano. Ok. Grande. Piano, piano. Andrea Link, piano. C'è tutto quanto il tempo che vuoi. Nessuno ti corre dietro. Oppla. Acrobata, Mario, acrobata. Non dovevo farlo. Se prendevo male cascavo ed era peggio. Questa è la quarta. Sì, ok. Abbiamo poi la quinta che sta cillando, maledetta. Devo andare qui, vero? Perfetto. Questo livello sarebbe l'isola che gira. L'isola fluttuante, non che gira. Preferisco prenderla con molta calma, tanto non mi corre dietro nessuno. Ok. E poi devo tornare lì, effettivamente, perché devo appunto andare di qua. Ora, qui sopra c'è il rischio di cascarsi male, se non sto attento. Ecco, tanto per cambiare, casco pure prima. Vabbè, se casco prima, non casco dopo. E ragazzi, quel blocco lì che vedete spara un missile, un pallottolo Bill molto, molto brutto, a dire il vero. Però dritto Mario, che se no non la becco neanche. Per sbaglio. Sì! Di cosa è fatta? Allora, con calma, Andrea Link, con calma, perché qua se no mi casco. Ovviamente la telecamera non collabora, perché se collaborasse sarei molto più tranquillo. Allora, andiamo qui, poi andiamo qua ed è fatta. Oh, siccome ora devo prendere per forza la moneta da la stella delle monete rosse, non lo faccio questa cosa che volevo fare, la faccio dopo. Forse è l'ultimo livello, la stella nella gabbia. Bene, potevo prendere anche la stella delle 100 monete. Ah, casca nella gabbia. No. Non devo cascare nella gabbia, ci devo saltare dentro. E voi direte, ma come? Hai detto cascare, perché tu dici saltare? C'è un metodo per farla senza prendere una cosa molto importante. Questa cosa si prende dal livello precedente. Ecco, il gufetto con gli occhi strabici. Per favore, l'ombra, grazie. Saliamo nel cielo, però non voglio cascare nella gabbia, voglio fare un'altra cosa. Voglio cascare, effettivamente, qui sopra. Manco per sbaglio. Allora, si va qui. Ah, niente. Vabbè, comunque sì, è una strategia abbastanza difficile. Se anche gli speedrunner hanno difficoltà a farla a volte. Sarebbe da fare un salto a parete sulla gabbia. E poi, tipo così, no? Si chiama Aules, ovvero senza gufo. Ecco, fai così e ti aggrappi alla gabbia e poi entri. Quindi io la faccio col gufo ora, giusto per facilitarmi le cose, però volevo farvi vedere se riuscivo a farla nella strategia che Nintendo non ha pensato. Eccolo! Non pensate comunque sia che col gufo sia più facile, anzi. Non hai la minima percezione con il gufo di dove tu possa cascare, perché ti sembra che tu possa cascare sul punto A, ma in realtà cascherai sul punto B. È impossibile decidere dove cascare al 100%. A forza di provare e riprovare, ce la fai. Oh, sfascia via il muro. Praticamente, che cosa si fa qui? C'è anche qui una strategia, ma è molto difficile. Anche gli speedrunner hanno paura a farla, perché gli costerebbe la run. In questo caso ci spariamo contro il muro. Letteralmente. Fa male, sì. Io ora che ho aperto il muro posso tranquillamente scendere e prendere la stella. Se volete vedere la strategia che usano gli speedrunner, vi consiglio di guardare Cheese05, che è il miglior speedrunner di Super Mario 64 al mondo. È il primo in classifica. E Todd, questo mi dà una stella per caso? No, il Todd che mi dà una stella sta sopra. Come vedete ora, qui c'è un fascio di luce. Il video termina qui, ma nel prossimo
Mondo di Bowser, dove prenderò anche tutte quante le monete rosse, anche a costo di perderci tutte le vite. Se ora guardassi la luce nel cielo, andrei nel livello con il Wincap, ma lo farò nel prossimo episodio. Quindi per questo video è tutto, io come sempre vi ringrazio per averlo seguito, vi ricordo che in descrizione c'è il link per Instagram, e se ancora non siete iscritti al canale iscrivetevi, e noi ci vediamo come sempre nel prossimo video. Bye bye!